con una favola che ho già portato in alcune scuole, dove c'è un disegno fatto da una garbatellana che è fata cipignola. Perché viva cipignola, ma è una che è cresciuta a Villetta insieme alla sorella Liliana Salvatori. Liliana lavorava al Senato, mi ricordo, e la sorella è stata un'insegnante di scienze. E allora disegna, anche mi ha fatto questo disegno, io gli ho detto fammi un po' le cicogne che bevono da Carlotta, magari pure con una, me ne ha fatta una con le cicogne a spizzichino. Io ho costruito, ho iniziato la favola, l'ho portata alla scuola, alla Corcinella, adesso ho portato una delle maestre, dico la favola la continuiamo insieme, però ho portato anche un garbasocciotto per far disegnare ai bambini. Questi topi che racconteranno poi le favole insieme a noi, perché una volta a Garbatella una volta c'erano i sorci, una volta. E adesso no. Ci sono altri tipi di sorci. Ci sono altri tipi di sorci. Però la cosa bella è che io dico mo me le staccheranno queste cose. Invece hanno retto. La cosa che c'è da vedere importante è questo. Continua tu. Continua tu, perché se io non sarei più chiacchierona ti faccio scrivere alla lavagna. Ricordi mia di qui di Carlotta? Poi, allora, adesso fatemi fare l'introduzione. Lì vedete quella locandina plastificata con delle mimose. C'è un perché e un motivo. Enrica abitava lì al primo piano e di fronte ci abitava Emma. Loro se lo fanno sia Enrica per il dire. Dopo io lo dico, adesso io dopo io dico, intanto fammi lì chi ci abitava. Allora, adesso camminando vedrete che c'è quella locandina con quella signora e quella Enrica. Io faccio vedere dove Enrica si vedeva, così come c'è anche la persona, poi magari lo racconta. Ai sorciotti che incontravano tutti di casetta rossa, vedevano. Hai visto? Sono da Damiano De Mane. Davvero? No. Non c'ero! Damiano ha dei mani sui nonni. Dove è arrivato? Dove è venuto? È venuto dalla casetta rossa, perché ha accompagnato la... L'ha portato? La fidanzata? La fidanzata è venuta a presentare il libro e si è portata appresso. Noi non ce l'aspettavamo. Vabbè. Io non c'ero. No, a me piace quello che canta. Manco l'avete riconosciuto, domenica. No? Sì, ora, io non è che sto bene a giovane. C'è uno dietro di un ciacco. Sì, questa l'avevo messa per... Come si chiama quello che canta? Achille Lauro. Vabbè, a me piace. Ti piace Achille Lauro? Sì, tanto. Ma di famiglia, praticamente. Ma guarda, ma stai in un premio. Ma se non si sente giovane, scusa. Ma non è quello. Madonna, a me mi fa pure, mi pare... No, è fortissimo, pure come canta. Come canta, come fosse mi piace tantissimo. Vabbè, ma voi siete vecchie dentro e fuori. Ma forse dentro e fuori. Parli per me, Fanda. Allora, venga qui. Allora, qui c'è la pietra di inciampo. La pietra di inciampo sta qui. Però la gente che arriva si ferma e guarda soltanto il Baramici. Allora, qui bisogna fare qualcosa per raccontare la storia, perché il Baramici è andato per il palazzino più su. Allora io mi sono inventata che lui sta cantando una serenata alle due ragazze. Che freddino! Allora, guardate qui. Allora, Enrica, quella è la targa dedicata a Enrica, quello che c'era lì è dedicato a Emma. Enrica è tornata e ha raccontato. E se vedete la foto che ho messo, che c'è qui di Enrica, ci sono intorno i bambini. Perché Enrica si sedeva qui. Prego. Ho alzato la mano come a scuola, no? Sì. Era pure una mezza parente mia, perché era sposata la sorella con zio mio. Mi scusi, Fadda. Le volevo chiedere, parenti, vogliamo dire cos'è l'8 marzo prima di intraprendere questo percorso? Ah sì, lo possiamo dire, ma io pensavo che fosse scontato, che tutti lo sapessero. Ma no? Però...
Allora vediamo, lo dici tu? Io lo dico, ma guarda, sarà brevissimo. Però io poi devo riprendere la storia di Enrico.